del meridione. Guarda, sei un'icona del nostro. Lo so, si è sentita la Vergine, si è sentita. E attraverso te noi ci permettiamo di continuare un percorso, perché una delle sorprese di chi ha letto Facebook Caffè ha conosciuto gli autori, guarda, Facebook, ragazzini, 18 anni, cavolatine, messaggini, no? Cavolo, Facebook ci manca tanta gente. E si è scoperto, il caffè costruito. Tutti fanno la gara a fare la squadra più giovane, no? Per le politiche, per la nazionale. Noi diciamoci la verità, non ci siamo fatti scappare nulla, però abbiamo avuto un'età sorprendentemente elevata, perché tante persone, anche sopra i 35, 40, questo nulla voglio togliere a chi aveva qualche anno in meno, si è scoperto utilizzare questo mezzo in maniera abbastanza consueta e anche in maniera abbastanza competente. Ecco perché attraverso poi questo mezzo si arriva poi ad avere l'autore, perché autori sia tutti, come commissari tecnici sia un po' tutti, ma poi utenti di Facebook uno poteva non aspettarsi questo colpo di scena che insomma si è registrato alla fine. Una delle più giovani tra le nostre scrittrici è una bionda, si chiama Anna, ho il piacere di non averla ancora conosciuta, quindi lasciamo a te il microfono e presentati, raccontaci un po' come hai vissuto questa avventura. Buonasera. Ecco, grazie. Mi chiamo Anna Mustica, io entro in secondo momento nel Facebook Caffè, passavo da Cuneo, dalla vetrina della Mondadori, ho visto il libro, con un po' di faccia ho stampato un messaggio all'editore, dicendo che io scrivo racconti così, e lui il giorno dopo mi dice, beh, ti vado a scrivere un racconto, dovresti presentare la prossima stampa. Io dico ok, mando il mio racconto, piace, e sono qui con un po' di fortuna. Il mio racconto si chiama Perduto Amore, e in questo luogo dei pensieri che io dico un po' magico, ma anche reale, il mio pensiero vola veloce, lontano, e percorre le vie del passato, riporta alla mente un amore lontano, un amore perduto. Perché sappiamo che esistono luoghi e persone che nonostante il veloce scorrere del tempo, nonostante gli anni, conserva sempre un posto importante nel nostro cuore. Sono persone a cui abbiamo dato l'addio, ma ogni tanto ecco, fanno il capolino e ci ricordano quello che siamo stati, un amore appunto ricco di rimpianti, un amore passato. Ecco, lo troverete qui nel racconto. Sono stato contento che ci fossimo presentati in questa maniera. Insomma, la cosa bella qual è stata? Conoscersi attraverso le presentazioni. E penso che mancheranno ancora delle persone che avremo modo di conoscere tra un po'. Vi faccio un discorso velocissimo da giornalista. Io ho curato la prefazione del libro in qualità di giornalista perché conoscevo l'editore per altre vicende, altri libri che tra l'altro vi invito a andare a visitare, perché in fiera non abbiamo solo Facebook Caffè ma anche Giustizia Criminale e Affari Sporchi. I media hanno avuto un ruolo centrale nella promozione del Facebook Caffè, perché sono stati in maniera positiva abbindolati da questa interessante promozione. Perché? Perché Facebook, come vi ho detto prima, commercialmente tira. Poi abbiamo capito che non è solo uno spunto, ma c'è dentro una sostanza vera e propria, per cui c'è una connessione tra realtà, fra la carta e la pagina di testo e fra le persone di tutta Italia che si sono ritrovate. Una delle tantissime occasioni in cui Facebook Caffè senza spendere ha trovato vetrina, non siamo Mondadori insomma, e una, vabbè, meriti grandissimi vanno sicuramente a Maria Laura perché ha battuto redazioni, giornali, comunicati stampa, insomma siamo usciti e ancora usciremo. In questo caso abbiamo un'intervista per l'emittente, me lo ricordo? Sì, qui siamo su Cronaca Qui, sul quotidiano Cronaca Qui di Torino, ed è una video intervista, poi è uscito anche l'articolo. Volevo solo ricordare che questa sera su Telecupolo ci sarà un'intervista fatta proprio qui al Salone del Libro, su Telecupolo e Piemonte, alle ore 21. Dopodiché mercoledì prossimo, probabilmente in diretta da Quarta Rete, sarò presente alla trasmissione proprio su Facebook, il social network Facebook, il miracolo dell'evoluzione, che cosa ha combinato, cosa si combina dentro Facebook. E io testimonierò proprio il fatto che comunque su Facebook non si, tra virgolette, cazzeggia solo, ma si scrivono anche delle cose belle. E delle cose belle escono dal cuore, dall'anima di tutte le persone, soprattutto di queste che hanno scritto qui su Facebook. Questa era per farvi vedere che è un'intervista fatta il primo d'aprile, che non era un pesce d'aprile, ma era vera, ed è su YouTube, basta cliccare Facebook Caffè, escono fuori tutti i video delle interviste e i video che sono stati caricati proprio
del libro, delle presentazioni e di tutte le interviste che si sono fatte. Lo mandiamo e chiaramente troverete come il prezzemolo il ricciolo col vino di Maria Laura ovunque. Il 9 marzo ed è già la prima ristampa. Sì, è già in ristampa, è un libro nato completamente su Facebook, da un'idea di una mia amica Loredana Costantini, che una mattina si è svegliata e ha deciso di provare questo esperimento e di mettere su un gruppo che dopo due ore aveva già 350 iscritti. Quindi avete messo su un gruppo su Facebook, intitolato come? Un gruppo su Facebook che si intitolava Scriviamo un libro tutti insieme, che poi comunque il titolo del gruppo è stato cambiato nel momento in cui si è deciso il titolo del libro, che è poi Facebook Caffè, il volo dei pensieri. Vogliamo farlo vedere? Lei ha anche fatto la copertina. Sì, sono la fotografa della copertina e mi sono divertita a farlo. Dentro ci sono due miei racconti. E tanti attori che hanno scritto con passione e con cuore, seguendo l'incipit e una trama editoriale. Questa trama editoriale che era un luogo magico, perché era un caffè in una periferia dove c'era questo barista che aveva deciso di non parlare, perché tutte le persone che entravano dentro questo bar pensavano, si raccoglievano nei propri pensieri e riuscivano ad ascoltare il proprio cuore, quindi a raccontarsi. E malgrado il barista non parlasse, comunque ascoltava tutti i pensieri. E quindi da questa trama editoriale sono venuti fuori dei racconti che sono veramente speciali, perché comunque tutti gli autori ci hanno messo veramente cuore e passione nello scrivere. E poi variano perché comunque ognuno, avendo avuto 50 autori, gli argomenti sono vari. Quindi va. Gli argomenti sono vari ed è questo uno degli inviti per cui, se vi piace la carta, potete comprare questo libro su carta, in modo tradizionale, ma visto che noi siamo figli dell'internet e del mondo virtuale, siamo una delle prime baby case editrici, se non sbaglio, Italo, ad aver fatto la versione ebook, che tra l'altro, se non sbaglio, il primo acquisto qui è stato un ebook. Dimmi, hai il microfono acceso. Diciamo perché va via, però. Aspetta, prova con questo. Salutiamo solo Serena Bavo che va via perché deve andare a teatro. Lei è un'attrice. Deve andare. Un'artista eclettica, ti salutiamo dici, con un applauso. Dici dove vai. Alla Casa Teatro Ragazzi Giovani, che consigliamo con Ferrari, siamo presenti con uno spettacolo di artistico e vai. Per chi non guarda Telecupole c'è questa occasione stasera, insomma. Ciao, grazie Serena, sei stata gentilissima. Io non devo chiamare gli autori, in realtà dovrebbero quasi proporsi di loro, perché abbiamo ancora una ventina di minuti per finire la presentazione. Tutti indicano sono qua. Ne parliamo assolutamente anche di quello prima di concludere, perché rappresenta il capitolo dedicato al futuro. E un commento, se non volete alzarvi anche dalla posizione seduta, da parte di Lucia e Katrin. Lucia, vuoi cominciare tu? Buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Benedetto e vengo da Trieste. Ciao, sono iniziata, io avevo già annunciato di Laura, mi sa, noi Maria e Loredana Costantini, avevano già annunciato le mie note personali dei contatti e io scrivo, lavoro in ufficio comunicazione a Trieste per una grande azienda. Ma non è questo l'importante, l'importante è che dimostra mio figlio, che ha 19 anni, cosa significa il web. Sta insegnando che il web è una cosa importante, non è appunto tra virgolette cazzeggiare. Matteo, mio figlio, mi chiedeva mamma cosa stai facendo? E sicuramente niente di prima, perché volevo fargli una sorpresa. Il 18 di marzo il mio primo libro, Facebook Trigger, l'ho regalato a mio figlio con la dedica da tua madre. Matteo si è commosso, allora gli ho spiegato tutta l'avventura e si sono detto due storie. Storia di una grande amicizia, parlo di una suora, la mia totale amica, e
insonnia, insonnia, insonnia.